Salve a tutti, io sono Michele e oggi recensirò A Flame Inferno, edito dalla Star Comics, è umano, con un sovracopertina e pagina a colori. Il prezzo è di 5,50 e questo manhwa parla di questo ragazzo qui, Kang Shichan. Lui è uno studente delle superiori, il migliore studente, e è anche un fotomodello, quindi si può dire che lui in Corea sia molto conosciuto. Dopo aver festeggiato con la sua professoressa e i suoi amici, durante il percorso della strada del ritorno, trova questo cane molto malandato. E questo cane gli parla telepaticamente e gli dice di scappare perché questo cane in verità è stato posseduto da un demone che si chiama Inferno, che è il re dell'Ade dell'Est. Questo Inferno era inseguito da questo demone che vuole rubargli il titolo per dire. Quindi questo demone uccide Kang Shichan e Inferno, per salvarlo, si unisce a lui, ma cerca di minimizzare il suo potere per far sì che la sua parte non predomini su di lui. Quindi vedremo questi due affrontare demoni. E poi vedremo anche l'incontro tra Inferno e questa ragazza qua, che sarebbe Jen, la sovrana dell'Ade dell'Ovest. E quindi vedremo il combattimento tra loro due. Cosa dire di questo manhwa? Diciamo che è molto bello. Vi mostro alcune tavole. Il tratto molto semplice, molto bello, ben definito, anche se non è uno di quei manhwa coreani molto maniacali nelle tavole, diciamo. E niente, quindi si può dire che lo consiglio a tutti. Fino ad ora sono usciti 5 volumi in Italia, questo è l'uno. Il 2, il 3, il 4 e il 5. Quindi consiglio di prenderlo a tutti. Una lettura molto semplice e molto, molto bella, anche se è molto banale come storia. E quindi consiglio a tutti, da tubo originale è tutto, ciao a tutti.